è davvero difficile riuscire a presentare un pensiero così complesso e profondo come quello di Norberto Bobbio. Ma se c'è una categoria, un comune denominatore che raccoglie, rappresenta la forza delle idee di Bobbio, la sua cultura politica, è proprio la democrazia. Il futuro della democrazia è infatti il testo, il libro che abbiamo scelto di presentare. Questo testo raccoglie saggi che vanno dal 1978 all'89. È un periodo di transizione del sistema internazionale, transizione politica da regimi dittatoriali o autocratici al sistema democratico. Questo lo notiamo dai diversi saggi che sono presentati nel libro, che hanno diverse sedi editoriali ma che vengono raccolti nel libro, ma anche dalle sedi, dalle esperienze da cui nascono questi testi. Mi riferisco ad esempio alla conferenza che Bobbio tiene in Spagna nel 1978, in un periodo di transizione dal franchismo alla nuova Costituzione, che viene votata proprio subito dopo la conferenza di Bobbio, intitolata proprio Il futuro della democrazia. Il testo che poi viene rivisitato e dà il titolo all'intera raccolta. Mi riferisco al viaggio di Bobbio in Cile nel 1986, nel pieno regime di Pinochet, che cadrà solamente 2 anni dopo attraverso il famoso referendum del no. Mi riferisco al discorso che Bobbio, invitato dal Presidente della Repubblica, alla conferenza che Bobbio dà a Lisbona il 25 aprile del 1987, e che sono testi che raccolgono lo spirito di Bobbio come teorico della democrazia, quindi col rigore che gli è proprio, e come cultore e promotore della democrazia, come attivista della democrazia. In questo libro, infatti, ritroviamo il Bobbio filosofo del diritto, il Bobbio filosofo della politica, ma ritroviamo l'intellettuale pubblico che si spende per un'idea che cambia il mondo, ma non per una parte politica. Eppure dal libro emerge con forza il pensiero liberal-socialista di Bobbio, ma accompagnato da una forma di grammatica della democrazia. Infatti Bobbio fa riferimento a una definizione formale di democrazia che in un certo modo gli permette di mettere ordine sul chi, e quindi analizzare il chi prende le decisioni e il come si prendono le decisioni, il metodo con cui si prendono le decisioni nella democrazia. Decisioni prese a favore della collettività e decisioni che dunque devono essere prese dal più alto numero di persone possibili, attraverso però non una democrazia diretta, ma una democrazia rappresentativa, attraverso la mediazione dei partiti. E quindi uno dei vincoli della democrazia è proprio la presenza dei partiti e di periodiche elezioni. Questa grammatica della democrazia si accompagna anche però a delle valutazioni di contenuto. Infatti, la democrazia per Bobbio è legata alla convivenza e all'equilibrio fra Stato di diritto e Stato sociale. Uno dei vincoli della democrazia è proprio il governo delle leggi, è proprio il diritto. Ed è ciò che permette alla democrazia non solo di limitare il potere, ma anche di svolgere una funzione promozionale attraverso il diritto, e quindi una funzione di Stato sociale, quindi di promozione della cittadinanza. E la cittadinanza è peraltro un tema fondamentale anche nelle osservazioni critiche che Bobbio fa nei confronti della democrazia. Con lo spirito critico che è proprio del suo pensiero, Bobbio ci parla di promesse non mantenute della democrazia. Si riferisce soprattutto a due caratteristiche che purtroppo poi sono emerse con più forza negli anni e soprattutto nell'attualità. La caratteristica fondamentale della democrazia, ed è una promessa che la democrazia non ha mantenuto, è quella della visibilità del potere. Infatti, la pubblicità delle decisioni è purtroppo sempre meno frequente. È sempre più frequente l'inserimento di gruppi di interesse, quindi la trasparenza di queste decisioni prese per la collettività non è garantita. È appunto il riferimento che Bobbio fa al potere invisibile. E un altro importante riferimento che Bobbio fa è quello all'educazione del cittadino, perché
È inevitabile, secondo Bobbio, che la democrazia comporti un mercato politico, ma se la democrazia si fa carico dell'educazione culturale alla cittadinanza, allora attraverso l'educazione del cittadino, questo piccolo mercato che si ha fra il partito e l'elettore, attraverso la cultura questo piccolo mercato sarà caratterizzato non dal voto di scambio, quindi lo scambio tra una prestazione e il voto, ma da voti di opinione, da voti che vanno a costruire una democrazia più libera. Questa è un'altra di quelle promesse non mantenute dalla democrazia, così come quella dei diritti umani e del sistema internazionale caratterizzato dall'idea di democrazia, da quell'idea di democrazia internazionale che è propria del pensiero kantiano, che Bobbio si augurava potesse negli anni emergere di più, perché la democrazia è in fondo l'unico sistema politico, l'unica forma di governo, l'unico metodo che permette il mantenimento della pace. In questo libro quindi ritroviamo varie caratteristiche del pensiero di Bobbio e ritroviamo le prospettive del filosofo della politica, del filosofo del diritto, ma soprattutto dell'attivista, dell'intellettuale, del cittadino che si è speso per un'idea. Questo è in parte, solo una parte della profondità del pensiero di Bobbio, ma è fondamentale, soprattutto al giorno d'oggi, rileggere queste pagine.